E salve a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono sempre io, lo so Jurassic 410. E oggi siamo qua nuovamente su Crash Bandicoot Insane Trilogy, dove siamo qua con The Lab. E iniziamo subito con la nostra Coco, ovviamente, perché Crash Bandicoot, capito, è un pochino così. Tra l'altro Coco si chiama Coco Bandicoot, ci sta. Ah, ok. Allora, questo apre la porta. Ah, qui questo cosa fa quindi? Apre quella porta lì, ok. Fastidioso, molto fastidioso. No. Ok, se cado sotto non so quello che succeda, quindi. Allora, vai. Quindi evitiamo di cadere. Oh, qua ci sono ancora i laser. Aspetta, ah, ok. Easy è stata. Qua? Ok, lo sapevo che si sarebbe chiuso. Mamma, mamma, mamma. Ok, qua ci sono i laserini là in fondo ci sono. Quindi, vai. Ok, qua posso saltare tranquillamente. No, oddio. Uno di quei cosi qua. Ancora quei cosi qua di merda. Quelli lì sono quelli del boss. Ancora loro, sì. Ok. Qua c'è dentro qualcosa sicuro. Ah, invece no. C'è in mezzo una scatola. Qua? Una TNT nascosta all'interno. Dai, scappa, scappa, scappa. Ok, vita. Grazie mille. Visto che ne ho perse un sacco di vite. Oh, il bonus l'ho attivato. Visto che ne ho perse un sacco di vite per il niente nello scorso boss, recuperiamone un pochino. Ah, ok. Qua c'è il secondo livello. Qua c'è qualcosa? No. Ok. Rompi allora. Rompi. Mele. Oh, qua sto brutto. Ok. Vabbè, ecco, queste le cose qua mi. No, no, vai tranquilla, riprovaci. Questo qua mi sembra abbastanza facile come coso, quindi lo facciamo pure. Ci riproviamo senza problemi. Questa mela qua? Ah, era in avanti. Oh, che rischio. È stato molto rischioso, quella cosa là, io ve lo dico. Eccoci, ciao. Ok, vabbè, possiamo fare soltanto 5 salti. In realtà, cioè, lo so, lo so, lo so, ma. Capito. Eccoci. Vabbè, vai, rompi cassa. Attiva porta. Là c'è qualcheduno. Ah! Mi scossa. Ok. Mi scossizza. Quindi non è proprio il massimo. Se avvicina. Basta che lo evito, quindi. No, come faccio? No, ho una vita. No, ho una vita sola. Ma come faccio ad avvicinarmi? Ah, mi sa che non posso avvicinarmi. Ok. Beh, ci può stare. Questa cosa fa? Chiude qua. Salta. Ok, salta. Ok. Oh, qua è brutto. Allora, questo qua cosa attiva? Questo qua attiva la porta. Quindi io devo tirarlo prima. Vai, 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 vai. Ok. Il checkpoint, no. Ok. No. Ah, che rischio. Dentro qua ci sarà sicuramente qualcosa di utile. Ah, c'è sì qualcosa di utile. Oh, scappa, scappa, scappa. Esatto, c'è quello dalla porta, quindi ero costretto a farle saltare. Oh no, là ce n'è un altro di questi. Quelli io non so come affrontarli. Allora, aspettane. Vai. Scappa, scappa.
Madonna. Non riesco a capire. Ho anche. Ho poche vite più che altro. È quello che mi preme. Perché se avessi tante vite non mi interessa. E che sfortunatamente il boss fiero dell'altra volta mi ha tolto tutte le vite. Oh, qua beh, chiude solo. Perché secondo me, vedi, quando non scossa. Quando non scossa, secondo me. Ecco, quando non scossa, secondo me possiamo ucciderlo. Il problema è che ho zero vita. Il problema è solo questo. In realtà. Vai, 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 vai. No, non ci credo. No. No. Oh. Oh, game over. Vuoi procedere? Sì, voglio riprovare il livello. No! Asdif. Non bisogna rifare. Con tre vite dove voglio andare? No! Ma sì, scusami, ma è qua però, scusami. Non so se avete visto tutti che ho girato. E bensì la porta non si è aperta. La porta fiera non si è aperta. Vai, vai. Sbatti. Oh, che rischio. Qua ci sono i cosini saltellosi. Va bene. No, qua c'è la corrente, aspetta. Ok. La TNT, fierissimo. Andiamo, le 3000. Tra l'altro è inutile prendere queste 3000, eh. Vai, taglia. E qua abbiamo il nostro bellissimo finto checkpoint, che in realtà è il bonus, ok. Ma è dopo che mi preoccupo, quando ci sono quelli scossanti. Però almeno forse prendiamo una vita. Forse. No, non ho cliccato spazio per saltare più in alto. Madonna. E lo so, è quello il problema. Allora, salta. Ok, grazie mille. Rompi. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ok, vedete quanto è semplice farlo. Il problema è solo riuscire nel momento giusto a fare questa cosa. Com'è possibile che mancano due casse su questo bonus? Ma dove erano quelle due casse lì? Scusami. Scusami. Vabbè, eccolo qua quello scossante. Ah, proviamo a fare una cosa. Mentre sta scossando, saltiamo. No, dai. E vabbè, pota, ma scusami. Ma è... cioè, no, è immortale, uno. Ti scossa appena ti avvicini. Quindi come dovrei fare io per evitare questo coso qua? Madonna, facciamo così. Cioè praticamente bisogna fare questa cosa bruttissima, orribile. Devi saltare a fregarella sperando di non morire. Beh, capito. Una cosa abbastanza fastidiosa, direi. No. Qua, prima la porta, sì. Allora, pronti, 3, 2, 1. No. Dai, mentre scossizzano, salta. Ok. Salta. No. Ok. Ok. Salta. No, 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 no. Vai. Ok, salta. Corri indietro, salta. Anche correndo indietro, grazie. Esplodi bene.
Eccolo là, un altro di quelli scossanti. Un po' fastidiosi dentro quei cosi qua, eh. Quelli lì, guardali là. Fieri, fierissimi. Poi fastidiosi sono. Corriamo tutto a destra, poi ci spostiamo a sinistra. E sperando che non ci tocchi, andiamo avanti. Ah, vai, scossamento. No, 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 no. Ok. Oh. No. No. No, no. Non da qua, ti prego. Ma mi va bene tutto, ma proprio quello scossante, proprio quello lì che mi destabilizza. Il resto può andare anche bene. E allora là. Vedi, ma queste cose qua non funzionano male, quelle porte qua. Perché mi hanno messo un po' troppa roba là in avanti, aspetta. Oh! Ah, scusami, devo attivarlo io. Sono stupido. Ok, aspetta. Vai con la scossa elettrica. Vai, 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 vai. No! No, non dovevi fermarti. E quindi niente, anche questa volta abbiamo game over. Bellissimo, sì, che gioia. Non siete anche voi contenti che ci sia il game over? Oh, oh, oh. Ok. Ok, vai. No. Aspetta che qua. Vai, scossamento, no. Ok, qua smettono di arrivare i cosi però. Ok, fondamentalmente. Oh, due vite là ci sono. Devo arrivarci. Oh, grazie. Aspetta. Però guarda, anche un checkpoint. Osti, quasi quella porta si chiude anche. Oh. E c'è anche quella parte là in fondo, la tenere sincronizzata. O rimane sempre chiuso? No, si apre. Eh beh. No, non ci posso. Non ci credo. Non ci credo. No, da qua in fondo, per colpa della porta di merda. Mamma, 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 mamma. Lo sapevo che la porta si chiudeva. Lo sapevo, ci sono andato sotto come un mongolo. Ah, ma qua in parte posso andarci. Porta, ma allora. Lo sapevo che la porta mi faceva male. Lo sapevo. Eppure, ovviamente, noi ci andiamo. Due vite non mi bastano a fare niente, però, Madonna. No. Ok. No. Anche qua e sopra non ci sono più le vite. Giusto. Hai fulmine. Ok, qua ci sono, giusto. Che brutta roba. Potrebbero rigenerarmi anche le vite. Adesso qua c'è la parte peggiore dell'universo. Vabbè, però aspetta, se continuo a fare così rimane sempre aperta la porta. No. Oh, non ci credo. Sta cosa qua mi sa che non era prevista. Oh, la fine del livello. No, ho visto una cosa che non mi piace. Devo saltare sulle TNT. Sì, Oddio, che brutta roba. Che brutta roba saltare sulle TNT. Vabbè, finché guardate, finché ce l'abbiamo fatta, a me va tutto bene. Ho manticato le uniche due casse, che erano quelle del bonus, perché non so dove siano. Non ho idea di dove erano, quindi va bene. The Great Hall. The Great Hall, il grande spiazzo. Aspetta, salviamo però. Cancella per salvare, che non mi ricordo mai i pulsanti. Ci può salvare? Si salva. Grazie, che fosse. Guarda, anche se c'è il salvataggio automatico, mi va bene salvare anche manualmente. Grazie. Andiamo. Qua posso farlo solo con Crash. Va bene.
Ah, e poi tanto c'è il super dirigibile di Neocortex con la N grande, con la grande N. Ah, seriamente questo livello qua è così? Già finito il livello? Mamma mamma che grandi. Ma come ho fatto un salto, eh? Cosa vuol dire? Che livello è quello? Dottor Neocortex, ma che livello è quello lì? Vabbè, guarda, va bene così, va bene così. Mi fa molto piacere. Ok, alcuni possono essere usati contro alcuni dei suoi proiettili, però. Oh, c'è il castello in fiamme a caso. Sì, è. Certo. Maledetto Crash Bandicoot. Domanda, come evito i suoi proiettili? Se salto mi beccano comunque. Sì, maledetto Crash Bandicoot, va bene. Ma saltiamo prima. No, ecco quello lì verde, ok, posso rispararglielo contro. Molto figo. Ma sì, ma non mi toccano neanche, muoio. Ho già capito che è un altro boss da schiaffi sulla faccia come quello vecchio. Come quello dell'altra volta. Proprio devo prenderlo così tatan sulla faccia proprio. Madonna, eh. Fortunatamente ho zero vite. Salta. Salta. Ok, molto easy in realtà per ora. Salta. 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 Sì, eh. Eccolo, lì mi sarebbe servito. Sì, eh. Aspetta, 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 salta. Perché è rimasta alla volante quel proiettile lì? Ok, grande. Vi dirò, è più facile quasi questa parte che prima. Vedi, perché spara verso fuori. Secondo me è molto più facile questa parte. Ok, spara fuori. Spara fuori. Oh, questo salta. Adesso sparano tutti storti però i proiettili. Ah, si è anche caricato di più. Ok, piano. Ma perché continua a cambiare così? Guardalo! Ma perché? Aspetta! Oh! Grande, peccato! Dai che manca poco! Il castello in fiamme, fiero dietro poi. Oh oh oh! Sì, è! Certo! No, da capo, no! Da capo! Ah. Ok, è arrivato verso la fine. No, l'ho mancato. Ok, alla terza volta che lo colpiamo inizia a sparare la raffica. Che non è proprio così bello, direi. Ok. Salta. Ok. No, scusatemi, cosa mi ha colpito lì? Cosa mi ha colpito? Che non c'era niente. Mamma, mamma, mamma. I livelli, eh. Ok, e fin qua, cagata assurda. Anche dopo è una cagata assurda, certo, sì, però. Sarebbe una cagata assurda se non fosse buggato che mi uccide il niente. Ecco qua, l'ho mancato. Vedi, perché per farlo bene dovresti. No, ok, qua sono stato io, scusatemi, qua sono stato io che sono andato verso dove ha sparato. Sì, maledetto Crash Bandicoot, dai. Tutte le volte che inizi il livello devo sentire te che urli così. Dai. Dai, bravo. 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 Ok. Io non so cosa mi colpisca. Grazie Vudega perché non so. Non so cosa mi colpisca. Cioè non c'è nulla e muoio a caso. Capito? Se fossi io, qua sono stato un po' stupido di nuovo. Se fossi io, guarda che ti capisco, sono io, dici. Ma no, non sono io.
Dai, uno di vita tolta. Dai. Spara. Spara. Ok. Salta. Muoviti qua in mezzo. Salta. Ok. Come siamo? Come mai così forti? Perché c'è il video. Per quello. Ok. Salta. Gira. Ok. Oh, spostati. Ok, aspetta che sta cambiando di nuovo. No! Questi qua è vero che sono quelli che vanno storti. No, l'ho mancato. Ok. Vai, tiramene una verde. Verde! Verde! Madonna! Sì, dai, lo... Madonna, fastidioso game over. Sì, voglio riprovare il livello. Non è che... Madonna. Capito? Così. Ah, maledetto Crash Bandicoot. Ancora una volta. Dai. Dai, boss inutile. Madonna, ho già perso la vita. Madonna. Aspetta, mi faccio beccare. Grazie. Sì. Dai. Dai, spara, spara, spara. E l'ho mancata. Ok. Una vita. Fino a tre vite riusciamo abbastanza bene. Adesso. Fino a tre vite. Dopo invece un po' meno. Dopo le tre vite c'è qualche problemino. Ok. Ok, grande subito. Ok. Vai. Ok, adesso sono quelle che vanno storte. No, no, vanno ancora dritte adesso. Ok. Ok. Ok, queste qua sono quelle che vanno storte. Ok. 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 Occhio. Ok. 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 No! Pota, ma se me ne metti in mezzo me le metti. Madonna. Un boss proprio gnav così. Poi io clicco, gira, ma mi becca lo stesso. Chissà perché la palla mi becca lo stesso. Cioè, sta cosa non la capisco. E poi vedi, quando succedono queste cose che non è giusto che succedano, mi destabilizzo. Ma puoi evitare di dirlo tutte le volte, per favore, grazie. Perché sennò alt F4 è un attimo che arriva alt F4. Dai. Dai, ha 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 ha. Sghignazza. Dai. Salta. Ok. No. Non la palla viola. No, non la palla viola. Ok. Ok, salta. Ruota, grazie. Ok. Perfetto. Ok, viola. Quella lì. Salta. Ok. Perfetto. Verde. Viola. Ok, e queste qua sono quelle a schiaffi sulla faccia. Ah, finché vedete, finché... Eccoci. No, non, chissà come ha fatto perché ero fermo. Però lui è riuscito a beccarmi ugualmente. Ecco, queste qua vanno dritte. Ok. Ruota, grande. Dai, ancora uno verde. No, non viola, verde ho detto. Queste qua sono quelle che saltellano. Anche questa qua saltella. Questa qua saltella. Verdi, no, grande. Ok, due ne mancano. Adesso cosa fa però? Che qua non sono mai arrivato. Ah, già. Qua spara raffica dove muoio sempre quando spara raffica, perché lo so e salto. Oh, Madonna. Smettila di dirlo. Ok. Però calmi, vai. Ok, grazie mille. Verde. E l'ho saltata come un vero mongoloide. L'unica che andava bene da prendere l'ho saltata. Ok, grazie. Vai, viola. Ok. Ok. E fin qua, ripeto. Però vi giuro che non capisco perché io ruoto
No, e no, no, invece di ruotare mi becca. Non, boh. Cioè, proprio non capisco, capito? Adesso non c'ho più la protezione. Adesso muoio, non ho più la protezione. Non sono così bravo a vincere senza protezione. Ok. Qua c'è quello saltellante, giusto? Sì. Ok. Vabbè, vedete, finché fa così, basta stare esattamente al centro. Tanto quello verde lo spara in parte e ne prendiamo il secondo. Ecco, poi c'è quello viola e quando c'è quello viola invece bisogna spostarsi, ovviamente, se no si muore. Madonna! Sì, ma, non, cioè, ma possiamo togliere Game Over, per favore, farmi direttamente ritornare con 3 vite? Perché tanto so, cioè, faccio sì, non è che faccio no. C'è quello giallo adesso, dai, non sprechiamolo. Ok, facciamolo giusto. C'ho quello giallo, vuol dire che mi può colpire 2 volte senza morire. Ok, salta. Ok. Ecco, lì, non, lì con la roba lì non devo mai farla, però la faccio sempre invece. Ok. E già una volta, anche stavolta ho girato e lui non gliene è fregato proprio nulla perché mi ha colpito ugualmente. Salta. Ruota, grazie. Ok. Perfetto, viola. Quella lì. Quella saltellante, no. Madonna, vedete che mi faccio colpire come uno stupido. Non so, cioè, cosa dire, hai capito? Oh, dai. Il primo livello qua, cioè, non, capito? È impossibile da sbagliare in questo momento. Ok, salta. Ok. Perfetto. Quindi adesso vai qua in mezzo, salta. Ok. Ecco, evitiamo di. Guarda, non mi interessa, evitiamo di morire. Capito? Piuttosto saltiamo anche il verde. Però evita di morire. Ok. Buono, abbiamo ancora lo scudo giallo. Ok. Adesso qua ci sono ancora quelli dritti la prima volta. E poi però adesso fa quelli saltellanti, se non sbaglio. No, prima ci sono. Ecco, adesso fa quelli saltellanti. Ok, stiamo esattamente al centro. Fermi, immobili proprio. Immobili dobbiamo essere. Ok. Ok. Ok, adesso fai ancora quelli saltellanti, giusto? Sì. No, fai quelli dritti. E spari il verde, ok. Adesso spari a raffia, quindi ci mettiamo di qua. Ok, e spari il verde. Ok. Spari. Ok, adesso fai solo così. Sì, però. Va bene tutto, però. Ok, una sola vita. Adesso cosa fa? Qua non sono mai arrivato. Oh, oh. Ah, il verde direttamente. Stupido. Ok. Cortex neutralizzato. Achievement sbloccato. Ok. È stato in realtà più facile di quello che era. Sono solo io che ho le mani e grasnaf. Quello lì non ho ancora capito chi è, però, eh. Va bene tutto, ma non ho ancora capito chi sia. E ce ne andiamo via così. Col dirigibile di Cortex. Ok. Qua ci sono i titoli di coda del primo capitolo. Va bene. Però noi li saltiamo perché tanto abbiamo l'altro da fare. Quindi li guardiamo alla fine totale, li guardiamo. È stato difficile. Difficile non perché è difficile, ma perché sono io che. No, voglio uscire. Ecco, esci. È stato aspetta, salviamo prima. È stato difficile non perché è difficile, ma perché bensì sono io che. Capito? Sono io che non. No, non ne sono in grado di fare queste cose. Allora usciamo adesso, andiamo al menu principale. Andiamo al menu principal. Andiamo al menu principal e basta. Vai. Espanditi. E nel prossimo episodio iniziamo questo qua al centro che è Cortex Strikes Back dovrebbe essere. Esatto, Cortex Strikes Back. Eccolo qua. Iniziamo questo nel prossimo episodio. Quindi, cosa dire?
Ricordo di mettere un bel mi piace se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio di Crash Bandicoot Insane Trilogy qui con il secondo capitolo di Crash. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!